1, vai Viva! Daniele, play. Wild Radio, stay wild, stay cool. Ecco di nuovo in diretta con Mattia e con Elisabetta, sia In sul canale ritardissimo, Instagram. Il bello scusate tanto, so della che non state lì diretta. fermi. Allora, faccio una intro io rapidissima in maniera tale da convogliare tutti gli amici che stanno guardando da Instagram sul nostro canale Facebook, quindi cliccate sul link in bio e dirottatevi su Facebook perché parleremo oggi di passaggi e siamo con Elisabetta e con Mattia proprio per riprendere la chiacchierata che abbiamo fatto la settimana scorsa. Era uscito alla fine questa tematica, insomma, del rapporto tra le diverse generazioni e in generale il vecchio e il nuovo. La parola che era uscita fuori era appunto questa meravigliosa cosa del passaggio di consegne, del passaggio appunto da quello che c'era prima a quello che c'era dopo. Io lo chiamo il passaggio di tacco, il passaggio elegante da una generazione all'altra. E nel frattempo sia Mattia che Elisabetta hanno prodotto dei meravigliosi collage da cui possiamo prendere, diciamo, spunto per cominciare la chiacchierata. Io saluto i miei amici di Instagram, tutti su Facebook. Beh, Ciao a te, Mattia. direi che il collage più bello che abbiamo avuto per lanciare questa nuova puntata ce l'ha dato il paese, perché c'è proprio il passaggio paradigmatico lo stiamo assistendo in Vivendo. diretta e quindi siamo stati incredibilmente precursori, no, di quello che è successo in questa settimana travagliata. Ovviamente mi riferisco alla politica, che però chiaramente ci ha assorbito l'attenzione, insomma, almeno per me è stato molto interessante vedere tutto e seguire tutto. Però è chiaro, la presenza di Elisabetta è una presenza molto preziosa, la ringrazio innanzitutto, Ma prima di grazie a voi. tutto, Grazie a voi della perché luce. effettivamente segna un passaggio che effettivamente può essere inteso come un passaggio generazionale, cioè il sogno mio e di Daniele è che nel 2060, quando noi saremo solo un po' stanchi, diciamo, e quindi vorremmo riposare. Sarà Elisabetta che continuerà a fare la pazza con la Wild Radio e continuerà Molto più poi pazza. a passaggiare ai 2020, diciamo, no? A tutta la È generazione del divertente. 2020. E detto ciò, appunto, io credo che da una parte ci abbiamo giocato nel testo di presentazione, sì, io e Elisabetta, Piero. Fra un po' ti mando il link, vedo che c'è scritto, fra un po' ti mando il link, facciamo un attimo un intro noi e poi ti invitiamo senz'altro a partecipare per un altro passaggio di consegne, diciamo. Appunto, il gioco con cui tra l'altro io e Elisabetta sì, ci siamo cimentati proprio con i collage, tra l'altro io e lei appunto ci siamo divertiti già in occasioni Esatto. accademico-scolastiche a fare tanti esperimenti di questo tipo. Però appunto il gioco, quello che permette sia il meme, il collage, insomma il gioco sulle immagini, questo spreading images che noi viviamo tutti i giorni attraverso i social, attraverso internet, cioè attraverso una cultura dell'immagine, a prescindere, è chiaro che permette dei passaggi, come abbiamo definito, spazio-temporali. Perché ormai appunto non c'è più una sorta di univocità, no? Nel definire una percorrenza dal passato al presente al futuro. In realtà le cose sono molto più mescolate, cioè è molto facile oggi pensare a un retrofuturo, a un futuro che sa molto di vecchio, e invece pensare a un passato che è come grande innovazione, eccetera, eccetera. No, basti pensare il problema della civiltà e di tutto quello che la civilizzazione, ha creato rispetto alle città, alla civiltà, eccetera, eccetera. Passo la Senti, parola io alla nostra Wild volevo Millennial. chiedere alla Wild Vai, scusa, Daniele. Millennial di dire a Mattia che cosa ti ho scritto sul WhatsApp. No, in merito ai problemi, piccoli problemi tecnici che abbiamo incontrato Che ti ho per scritto? Dillo, questo. dillo, leggilo, leggilo, No, leggilo. potrei spari Sì, a me parole, Mattia è un amico. Sì, Gli sta bene, lui e Facebook degli anziani.
Ed è così, è vero, è No, vero. sono d'accordo, è vero, no, scusate, agganciamoci a quello che era emerso nel scorso, Esatto. senza paura e affrontiamo. L'unico che ha un po' paura è Daniele che cerca di stare con i giovani, mi sembra che abbia dei problemi con la sua età, però appunto, allora agganciamoci giustamente a quello che è stato detto. Effettivamente si è creata una sorta di faida e di stimolante, diciamo, querelle verbale tra di noi. Per cui effettivamente risulta che Facebook è un social degli anziani, perché appunto è vecchio, è sbrodolante, uno può scrivere pure tanto, addirittura se puoi scrivere Sbrodolante, tanto. sbrodolante mi sembra veramente l'aggettivo Sbrodolante più è giusto. l'aggettivo giusto, Sbrodolante è perfetto. No, è vero, io nella diretta che avevo in realtà iniziato a fare prima su Instagram, poi per dei problemi di connessione purtroppo mi si è interrotta, suggerivo appunto di passare, no, da Instagram a Facebook e avevo citato questa frase tipo togliete le ragnatele dai vostri profili Facebook e accedete lì per la stessa diretta. Perché è così, perché io mi rivolgo un po' alla mia generazione, a quelli che sono i miei colleghi, amici, alla mia cerchia di persone che chiaramente non utilizza più Facebook, ma già io la settimana scorsa, quando per seguire la vostra diretta sui radicalismi, ho dovuto riaprire Facebook, mi è preso un colpo, ho detto, Dio, adesso ma co come funziona, cosa devo fare? Cioè, mi sono trovata paradossalmente un po' destabilizzata, un po' disorientata, no? Perché ormai non sono più abituata ad Non lo utilizzarla, usi più sinceramente. tanto. Ma no, ma ci siamo spostati su Instagram, è molto più rapido, c'è una quantità di contenuti molto più elevata, è molto più diretto, quindi essendoci soltanto foto, il modo che io ho di percepire e di approcciarmi al social network è completamente diverso. Quindi è un insieme di immagini che arrivano in maniera molto più diretta e rapida, soprattutto. La descrizione diventa quasi secondaria, cioè a me capita di... A me no, però in realtà capita di trovare alcuni post, andare a leggere la descrizione, se è troppo lunga vado oltre, cioè non la leggo, bella la foto, ma la descrizione magari non la vado a leggere. Purtroppo questo è un problema che riguarda un po' la mia generazione, penso che non Elisabetta, leggiamo troppo, non leggono troppo le Elisabetta, persone. senti, Mi dispiace molto. volevo chiederti una cosa. Siccome ci eravamo ripromessi, e forse è interessante questo, anche di moderarci tra di noi, volevo chiedervi a tutte e due, facciamo uno sforzo che secondo me è chiaro poi anche per chi ci ascolta, chi ci vede adesso e poi dopo, eccetera. Cerchiamo di fare degli interventi semplici, magari stimolandoci l'uno con l'altro con delle piccole domande o comunque delle riflessioni, perché riguardando le puntate passate è veramente una massa bellissima di tanti spunti e contenuti, però. Allora io ti faccio una domanda, per esempio, ma questo fatto di Instagram, tu l'hai spiegato abbastanza bene, ma è secondo te un fatto di velocità? Perché io quando mi sono posto a lezione, ne abbiamo parlato, il problema del rapporto tra progettista, design, architetto, interior e i social media, di fatto mi sono posto una domanda che mi ha fatto veramente pensare a tante cose. Tu come l'hai presa quella domanda, quella provocazione? Ne abbiamo parlato, credo che noi già eravamo in fase, non so, Padlet o Facebook. Com'è andata lì quella storia? Da studentessa, com'è andata? Ah, da studentessa è stato boh, strano, cioè difficile, non so in realtà descrivere bene e rispondere bene a questa provocazione, sinceramente. Quello che mi sento di dire è che Instagram funziona più di Facebook perché trovo che ci sia un codice. È abbastanza uniforme, c'è il formato quadrato, al di là del fatto che poi tu all'interno possa inserire una foto orizzontale, verticale, sedicinale o non, però comunque sai che quello è il tuo quadrato, è il tuo spazio che appare per tutti uguale all'interno del feed. Quindi è abbastanza scorrevole per questo discorso di rigore che c'è. Facebook invece è molto più caotico, a mio modo di vedere. La home di Facebook è molto più caotica, quindi penso che sia più diretto e intuitivo È più Instagram, wild, scusate. stai venendo È a più noi, è wild. più wild. che so tutte queste necessità di sicurezza? Ma mi commentate tutte e Non lo due, so, scusate, penso di i là. vostri. La cosa fighissima di Facebook è che certe volte manco funziona.
E quindi la diretta parte 30 minuti dopo. Ma guarda che è incredibile! Ma io dico, è incredibile! Senti, ma i vostri collage, ma perché non li commentiamo? Che secondo me vale Ma veramente la pena. forse dovremmo farli Ma li faccio vedere, non so se. impazzire. Come si Questo fa? magari, io non lo so se puoi Aspetta, mandarlo. aspetta, adesso li faccio vedere io, sì? Vai, Volentieri. sul tuo monitor, vero? Sul tuo schermo. Vediamo un po'. Sì, condivido la finestra. Mi stanno Questa. dicendo che Sì. non vedono la diretta Facebook, cioè dicono che Come ancora non è mai? cominciata. Non lo so. Ma dove la stanno cercando? Su Facebook, io ho mandato il link a un No, gruppo di il link. persone Forse il link è e che tu hai sbagliato. mandato, non hai mandato il link Perché abbiamo rigenerato giusto. No, io ho il mandato il numero. link. Ho mandato il link della pagina, Ah, no. dell'evento, diciamo. E quindi in No, teoria ma è questa. guarda, te lo mando, il link, però io qua c'ho la discussione. Voi vedete adesso Sì. il mio Sì, schermo? sì, 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 sì. Allora, intanto mando questo è il bellissimo fotomontaggio di Wild Fefè. Adoro Fefè. mi Posso piace chiamarti questo. Fefè? Sì, certo, è il mio cognome, quindi me lo devo tenere per forza. Ma è troppo bello, è troppo carino. Lo so, è simpatico, me lo stava dicendo prima anche Daniele. Vai, ce lo vuoi raccontare? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, sono partita dall'interpretazione più architettonica della parola passaggio, no? Quindi il ponte, una foto che ho scattato a Londra del Tower Bridge e l'ho inserito poi su una galleria commerciale, no? Quindi citando i passaggi di Walter Benjamin, che poi infatti vediamo lì sotto intanto a sfogliare chissà quale libro. Di sfondo, Le passage cioè, de no, Paris. io me lo sto guardando qui adesso un pochino più grande. Sì. Di sfondo c'è una mappa che rappresenta, a mio modo di vedere, un'ulteriore declinazione, no? Intesa come l'attraversamento di un luogo. Ho aggiunto poi un pizzico di storia, pensando alla rivoluzione industriale, quindi all'utilizzo generalizzato di macchine, inizialmente ausiliario per l'uomo, quindi che ha reso tutto più facile e veloce, e poi ho pensato allo sviluppo senza sosta che dal 700 ad oggi abbiamo vissuto della tecnologia, che è arrivata praticamente oggi a sostituire tutte le attività dell'uomo. L'uomo, diciamo, Poi mi sono ispirata. l'uomo. Mi sono ispirata all'articolo che ha pubblicato Mattia sui passaggi psicoacidi, mi ha divertito tantissimo leggerlo, e mi sono sentita di aggiungere il volto di Albert Hofmann, al quale dobbiamo praticamente il merito della rivoluzione psichedelica e umana. Hofmann ha dato fondamentalmente la possibilità di esplorare le potenzialità illimitate della mente umana, di comprendere la presenza di una realtà oltre la realtà ordinaria. E poi, oltre ad aver dato tra l'altro l'opportunità agli scienziati di comprendere le menti alterate, dato che l'LSD simula fondamentalmente gli episodi allucinatori, che sono tipici degli individui affetti da schizofrenia. Poi ancora ha aiutato comunque gli psicoterapeuti e gli psicoanalisti ad accedere ai contenuti dell'inconscio in pochissimo tempo, questo perché in soli 30 minuti riescono a fare questo anziché dopo anni di terapia ordinaria, standard. E poi ultime, ma non meno importanti, ci sono le due mani con al centro una scintilla che simboleggiano un po' il passaggio generazionale, non lo so, l'ho interpretata un po' così, passaggio tra le generazioni, quindi il Certo. passare di mano in mano una tradizione piuttosto che altro, insomma. E L'ho questo è trovato quanto. Mi sono divertita un meraviglioso. sacco. Mi sono divertita perché sono ritornata un po' al corso di storia dell'architettura, quindi sono stata veramente tanto contenta. Voi cosa ne pensate? Bellissimo, no, no, è molto bello. Cito l'amico Edoardo Camurri, che è l'autore dell'articolo a cui faceva riferimento Wild Fefè. E niente, io penso, invece, il corso di storia dell'architettura è quello appunto che ci vedeva insieme in una sorta di corso laboratorio
all'OIED in cui appunto ci siamo conosciuti. Passo invece questo, ah, ma qua certo pure questi video sarebbe, questo l'avete visto, il... sì. È stupendo, il Tapirulan nell'Expo di Parigi, no? Questo era il mio, quando il flaneur incontra l'astronauta, appunto, no? Meraviglioso. Io volevo dire questo... una cosa su questo. Vai. Volevo dire una cosa su questo, Mattia. Beh, allora, quello di Elisabetta è estremamente affascinante, perché tra l'altro è molto curato, e devo dire queste due dita che si incontrano, tra l'altro... La cosa curiosa è che sono due dita xilografiche, insomma, voglio dire, stampate in quella maniera, e c'è una scintilla, quindi mondi che appartengono, diciamo, alla stessa sfera temporale, che però prefigurano qualcosa di diverso. Il tuo invece mi piaceva perché c'aveva questa sorta di ambiguità strana del titolo, te l'avevo pure scritto, no? Questa cosa, quando il flaneur incontra l'astronauta, e nella chiamata che ho fatto... Vero, no? Sì, nel buco nero, ma ti ho in detto... In un wormhole, cioè dove manca la materia e dove potrebbe avvenire il famoso passaggio spazio-tempo, il famoso, diciamo, spostamento spazio-temporale, no? Questo è almeno... Sì, io l'ho interpretata, no? In una maniera, è curioso, ho detto, ma in realtà, proprio perché c'è questo spazio-tempo che crea multiversi e quindi universi paralleli, se vogliamo, che tutto sommato sono vite che uno vive pensando nel pensiero uno dopo l'altra, il flaneur rimane sempre flaneur, quindi non è che si trasforma in astronauta, è un flaneur diverso. E questo è interessante perché ho riflettuto questa cosa, sì, legandola al tema proprio delle rivoluzioni epocali, ma proprio dei cambiamenti importanti che ci stanno, che a volte sono determinati, sì, è vero, dalla tecnologia, questo, vabbè, cioè, è la cosa, il fenomeno che vediamo, ma proprio dal cambio di punto di vista, dall'interpretazione che noi diamo alle cose, che a volte è favorita sicuramente dalla tecnologia, altre volte no. Quindi mi incuriosiva e mi intriga tantissimo legare un po' tutte le parole che abbiamo detto fino adesso, no? Questa cosa del radicale, questa cosa iniziale che noi abbiamo esplorato, dell'andare un po' all'essenza delle cose, oppure insomma alla estremità delle faccende. Di fatto la anche questa faccenda dell'azione, la diseducazione, esattamente, questo è un modo di chiacchierare molto diseducato, diciamo, molto alternativo. Allora, io stacco mi sono preparato una condivisione, mi sono preparato la lettura di alcuni passaggi, però non vi voglio annoiare. Se ci sono dei commenti che volete fare, però poi... È un po' chiamiamo Piero, che ne pensate? No, esatto. Leggiamo che lui ci riporta una dimensione, come dire, archeo-wild, che mi piace moltissimo. Adesso gli va bene. Dai, qualcosa leggiamo. Del link. Dai, leggici, Daniele. Allora, leggici. Guardate, io, siccome non voglio mai essere da meno da Mattia, questa cosa è postmoderno, ho selezionato un po' di libretti belli, tra ma cui guarda, tutti quanti. Daniele, quello... io però, scusami l'interruzione, ma i passaggi che stanno avvenendo in questo momento ci portano in modo molto diretto al trash moderno. Siamo ormai dentro il trash moderno appieno, quindi evolviamoci e impariamo a starci bene, insomma. Ah, io sì, passaggio. Sì, ma io ci sguazzo proprio, se tu guardi il mio Instagram è proprio il trash. No, però quello che voglio dire è questo. Veramente questa cosa del nuovo, dell'innovare, è una cosa che veramente mi piace tantissimo, perché poi innovare per me significa tradire le proprie certezze, le proprie convinzioni, quello che tu sai, lo smonti tutti i giorni, ti inventi qualcosa che non conosci prima e dici, ma sarà vero? È giusto? Ma io ero quello che pensava quella cosa. Allora ogni giorno uno si sorprende. E mi è piaciuta questa intrusione di nuovo nei testi fondamentali del... non voglio dire del postmoderno, che non mi interessa adesso l'aspetto storiografico, ma di quelli che hanno studiato questo rapporto tra la modernità e quello che invece è contemporaneo, che secondo me è un passaggio proprio bello, proprio filosofico, che un progettista deve conoscere, perché il progettista, secondo me, come l'educatore, guarda molto in avanti, ma proprio tanto, e quando fa un progetto, quando fa una fotografia, quando fa qualsiasi atto, diciamo, creativo, secondo me deve pensare a questo tradimento. Vi leggo solo un piccolo pezzettino da David Harvey, La crisi della modernità, mitico. È un libro molto mitico, che però richiama quest'altro ancora più bello, di Marshall Berman. Allora, Marshall Berman
ha scritto L'esperienza della modernità, e lui fa delle incursioni bellissime nella letteratura, eccetera. Allora, sentite che dice David Harvey, due cosette, proprio brevi, brevi, brevi. È interessante per questa cosa del nuovo, e quindi del passaggio, questa cosa del passaggio è fondamentale. Allora, nell'esergo del libro, lui menziona Max Weber, e dice: il destino di un'epoca che si è nutrita dell'albero della conoscenza è che essa deve riconoscere che le visioni generali della vita e dell'universo non possono mai essere il prodotto di una conoscenza empirica in espansione, e che i massimi ideali che ci spingono con straordinaria forza si formano sempre e soltanto nella lotta con altri ideali, che sono sacri per gli altri così come i nostri lo sono per noi. È una battaglia, il nuovo nasce da uno scontro inevitabile tra quello che uno crede sia una cosa confortevole nella sua dimensione e quella che altri dicono che è confortevole. E normalmente questa cosa avviene tra generazioni. E questa è una cosa bella. Vi leggo quest'altro Certo. pezzettino piccolino e poi lascio. Sempre andando avanti, lui cerca di inquadrare un po' questa cosa della modernità e cita appunto poi Marshall Berman. Esiste una forma dell'esperienza vitale, esperienza di spazio e di tempo, di se stessi e degli altri, delle possibilità e dei periodi, pericoli della vita, condivisa oggigiorno dagli uomini e dalle donne di tutto il mondo. Definirò questo nucleo d'esperienza col termine di modernità. Essere moderni vuol dire trovarsi in un ambiente che ci promette avventura, potere, gioia, crescita, trasformazione di noi stessi e del mondo, e che al contempo minaccia di distruggere tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che conosciamo, tutto ciò che siamo. No? Mette in evidenza questo tema del dissolvimento in qualche maniera, il tradimento delle cose che stiamo e che sappiamo. Gli ambienti e le esperienze moderne superano tutti i confini etnici e geografici, di classe e di nazionalità, di religione e di ideologia. In tal senso si può davvero affermare che la modernità accomuna tutto il genere umano. Si tratta comunque di un'unità paradossale, di un'unità di separatezza, che ci catapulta in un vortice di disgregazione e di rinnovamento perpetui. Perpetui, lui dice, di conflitto e contraddizione. Sono parole bellissime queste, d'angoscia e di ambiguità. Le ha usate anche Mattia. Io ho apprezzato molto quando Mattia ha fatto un commento relativo appunto al termine molto ambiguo e molto angosciante del radicalismo e dell'estremismo. Mi è piaciuto moltissimo quella accezione. Essere moderni vuol dire essere parte di un universo in cui, come ha detto Marx, tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. A me questa cosa piace tantissimo, che tutto quello che è una convinzione che è solida, che appartiene all'insegnare, al patrimonio di conoscenze, che puff, nell'incontro con gli altri, con qualcuno che non sa, si dissolve, si trasforma in qualcos'altro, è meraviglioso, è meraviglioso. Interessantissimo, molto bello. Ciao Piero, ci sei? Non ti vediamo. Io ci provo, mi sentite? Sì, ti Buonasera. sentiamo. Però io non vi vedo, cioè vi vedo ma No. non mi vedo con voi. Ma è acceso C'è la qualcosa? telecamera? Sì, ho La acceso fotocamera disattivata. la Sembra la fotocamera foto e che devo fare? Boh, non lo so. Allora, Boh, se prova avessi sotto un se ci quadrato, sono dei. come dice Come dice Fefè. Elisabetta Fefè. Se ci avessi un quadratino avrei risolto subito più Sì, però io non semplicemente, vi però sopporto. Guardate, io è non più posso fare l'unico complicato. baluardo in difesa del caos contro la dittatura della tecnologia. Mi avete rotto. Se ti ci metti pure te, Piero, è Arzu Piero che viene qua a dire voglio il No, no, quadrato, ma non è possibile. Tra arrenditi. l'altro, voglio dire una cosa allora, a questo proposito, secondo me è una discussione che appunto con Fefè mi intriga tantissimo. Cioè, il tema è questo. Instagram, Beccate vi questa. dico io, oh, e dai, e basta smanettare un po', su, Ma siccome subito una allora, pigrizia. Il siccome problema della tecnologia è proprio quello, è che ci rende ma ancora più pigri di quanto siamo. Io amo la pigrizia. figure, io ho portato il primo computer della sovrintendenza nel 1986, quando Eccolo, ancora tiè. guardavano. Faccia vedere il tatuaggio. Capisci? Allora, no, mi rivolgo invece al discorso, questi ragionamenti sul postmoderno, tutto questo. È il Trash neoantico che va praticato. moderno. Il trash oramai è il trash moderno è talmente vasto, talmente profondo, che è già una stratificazione archeologica quella. Infatti, Ma come c'hai vedi, ragione. io con un po' di paletta
alla fine ti tiro fuori anche questo. Quello che mi piace moltissimo invece è la casa editrice Fefè. La casa editrice Fefè, che ho ascoltato per 3 minuti e basta, però mi affascina perché dentro di lei è la rappresentante praticamente vitale di questo dimensionamento terribile di assenza della critica. Non, se c'è l'immagine, che ce frega? Poi l'immagine si compone, però i codici dell'immagine, io mi chiedo quanto sono recepibili e quanto sono necessari per poter costruire l'immagine post-trash, quella che io definisco certo. Poi neoantica. L'hai visto i collage, Piero? Con quali strumenti? Ho visto quello lì, è stupendo. Infatti ho chiesto a Elisabetta l'adesione per essere linkato su Facebook, bravo, su Instagram. Quindi, vedi come vuoi. Però scusami Fefè, tema è questo: se dobbiamo essere trasversali, e secondo me Piero sta dicendo in parte anche questo, se noi annulliamo questa linea conseguenziale univoca che va dal passato al futuro, ci devi stare su Facebook, cioè se no interrompi la linea caotica, la linea che torna indietro, arriva avanti, fa una curva, si spezza, si riprende, no? Sei d'accordo? Questo è vero, lo devo ammettere, non avete tutti i torti. ma dobbiamo uscirne fuori da questa, dobbiamo affrontarla però. Il problema è come affrontarla, con quali strumenti. Io direi con Instagram, con Facebook, con le tue mani, con la tua penna. Piero, no? Ma tu ci sei nel su Instagram? Nel senso che secondo me dobbiamo... Io ci sono andato dopo che abbiamo parlato noi per verificare in qualche maniera questa rapidità del linguaggio affascinante che è denunciato anche da Cecilia l'altra volta. Sì, però sì. Onestamente lo trovo un po' troppo noioso pure alla fine. Piero, tu con i tuoi disegni su Instagram ci devi essere. Mio, se ti metti lì a scansionare i tuoi disegni, tanto ce l'hai già digitali i tuoi disegni. Ma sì, ma non è quello appunto. Il problema non è i miei disegni, il problema sono i disegni di Fefè, la casa editrice Fefè, no? È fondamentale perché i disegni miei e i tuoi, che sono ancora più meno stagionato di quanto lo sono io, no? Hanno bisogno dei disegni di Fefè. Senza la casa editrice Fefè, ogni disegno è tutto trash e non va avanti. Il problema è i passaggi intermedi vanno costruiti con loro. Allora, siccome loro hanno questi piaceri, voglio pubblicare con la casa editrice Fefè. A parte che esiste pure la casa editrice Fefè, esiste davvero? Sai, sì, no, non lo sapevo. Sì. Esiste la casa editrice. Ci ha fregato il nome, però diciamo, lasciamola là. Insomma, no. Ma no, il nome Fefè sarà come i Darò, come sarà come i Mancini. Esatto. Sono nomi, no? Allora, esatto. Mettiamoci un po' a costruire questi passaggi. No, il tema sono i passaggi relazionali, sono gli scambi, è quel pallino di luce che Fefè mette fra le mani bioniche e dopo aver messo in mezzo Benjamin, la psicologia, le canne, eccetera, eccetera. No? C'è di tutto in quel contesto. Ma sai perché c'è di tutto? Perché secondo me oggi quello che tu rappresenti è proprio quello che oggi è il post-trash, cioè la capacità che abbiamo o non abbiamo di costruire gli scambi interrelazionali rapidissimi. La causa e effetto non c'è più. Arriva immediatamente quei 30 secondi che tu hai descritto attraverso il codice della canna, tra virgolette, no? È in realtà locale che investe le nuove generazioni, ma quella capacità interscambiabile di passaggi
oggi che abbiamo gli strumenti che ci consentono di aumentarli, tu pensa ai computer quantici che arrivano fra 5 anni. Allora i computer quantici chi fa? Li gestisce solo Instagram o quelli che vanno con l'intelligenza veloce a fare gli scambi? Oppure ci dovrà essere qualche elemento di riflessione neoantica critica o no? Questo mi interrogo. Lo chiedo, non lo chiedo a voi due che siete stagionati, lo chiedo a Elisabetta. Non lo so, forse io non sono ancora abbastanza matura, non lo so, forse sono ancora troppo... Ma che c'entra? Tu vai benissimo. Vai benissimo. Allora, senti, Piero. Vai benissimo, come stai facendo? Piero, il problema Piero, ti posso dire una cosa? Allora, c'avevo più o meno l'età di Elisabetta qualche tempo fa e c'era un signore un po' più o meno di una generazione, qualche generazione prima della mia. Allora, io cercavo di capire, dico, ma scusa, come faccio a diventare un bravo architetto? Come faccio a diventare un bravo pensatore? Come si fa a fare le cose? Allora, ero in tensione perché dico, ma io voglio conoscere tutto e conoscendo tutto quanto... E gli ho posto una domanda, gli ho detto, ma scusa, ma tu fai sempre ragionamenti sulla modernità, la contemporaneità. Gli ho detto, ma che è la contemporaneità? Insomma, lui in maniera così ci ha pensato 3 microsecondi e dice una cosa molto simile a quella che credo intuisci tu. Ma detto questo, ma tu che leggi libri? Ma che ti frega di leggere libri? È pazzesco. La contemporaneità sei tu senza libri. Allora, questo non voleva dire che non dovevo studiare. Ma mi ha detto, dice, io non te lo so spiegare che cos'è la contemporaneità, non te lo so dire, però la vedo, e la vedo riflessa in te, cioè in me, che ero un ventenne. Allora, la cosa curiosa è che probabilmente, è vero che noi dobbiamo usare dei metri critici, ma probabilmente un po' dopo, prima bisogna lasciare che ci siano delle espressioni, dei tentativi, delle, come dire, delle esperienze, delle esplorazioni. E in questo io non mi sento per niente antico, perché con Mattia, quando decidiamo di fare una cosa come questa, ci stiamo lanciando con un'incoscienza, che è una bella incoscienza, assolutamente acritica, che però nasconde invece un tentativo, un esempio importante, quello di dimostrare che effettivamente il chiacchierare, il discutere, il mettere in mezzo veramente tanti elementi molto spuri, molto strambi, è una strada per far scoccare quella scintilla delle mani di Fefè, capito? Questa, o il buco nero, o anche il buco nero che mette in connessione dei multiversi. Per me è uguale, quindi non si tratta di un tempo, temporalizzare, nemmeno troppo per un aspetto, per di una questione critica, perché la questione critica viene dopo, quando poi le cose sono già cambiate. Quindi mi piace molto la... No, ma io, se posso dire, non è che mi esprimevo in termini di sostanza, non ci capisco più niente adesso, con chi sto parlando? Con noi, con la temporalità... No, perché la temporalità, che siccome ho aperto anche sul desktop... La temporalità sul desktop c'è, cioè, Daniele che parla da senza essere... Ah, stupendo. È completamente stupendo. Diverso. Parla con lui, questa... parla con lui che è meglio, no? Parla con lui, sto parlando col cellulare. Quindi... Parla con noi del passato di pochi istanti. Sul cellulare funziona in un modo e nella contemporaneità prova un po' funziona in un altro. Tablet. Quindi io non... Lascia perdere quello che è, non ti preoccupare. Perché magari è che in questo momento, terzo tempo. In questo momento noi stiamo comunicando, stiamo facendo dei passaggi. Dall'altra parte, mentre tu agitavi le mani poc'anzi, c'è altre immagini. Quindi sono d'accordissimo che la contemporaneità è il momento iniziale, proprio quella velocità estrema dello scambio di causa-effetto alla quale dopo si addiziona la struttura libraria, documentaristica e bla bla bla, quello là. Questo si chiama neo-antico. Questo si chiama neo-antico, io lo sto dicendo da 40 anni. Questo si chiama passato, presente e futuro del ponte di Einstein-Rosen. Allora, su queste cose, il manifesto che ha fatto Elisabetta sul ponte di Londra, dove è stata, che è una memoria che quindi ha inserito, con Benjamin che legge il suo libro, con quell'altro che fa la riflessione, con l'architettura di una mappa che ti dà gli indirizzi mentali,
è una lucetta, una fonte energetica che crea il contatto fra due mani, e beh, c'è tutta una sintesi. La domanda è: da questa sintesi e tutte quelle che escono fuori su Instagram molto veloci e molto belle, qual è un filo di Arianna che può essere e che deve essere, a mio avviso, perseguito anche soprattutto dalle giovani generazioni? Perché io sono una giovane generazione, a parte la barba, capito? Io sono una giovane generazione, purtroppo come tutte le giovani generazioni non sono capito. Però io... Allora invito... Però, Piero, scusami, io c'ho un punto su cui un po' invece mi scosto dalla tua linea, cioè nel senso, e questo lo scrivevo mi pare almeno nel testo di presentazione di questo incontro, cioè che in realtà questi passaggi e questo incontro intergenerazionale, spazio-temporale, e mettiamoci dentro, ne stiamo parlando tantissimo, non solo questa volta, ma è un tema che ricorre anche per queste sperimentazioni che stiamo facendo con questa Wild Radio. La tecnologia diffusa, appunto, dei social e di internet, eccetera, in realtà ci sta dicendo una cosa, secondo me, molto chiara, che il relativismo, invenzione che è, ricordiamocelo, di 100 anni fa, del secolo passato, oggi come oggi è diventata quotidiana, cioè siamo tutti relativi, tutte le persone usano la relatività con molta nonchalance, eccetera. Quindi in realtà io te lo spezzo quel filo di Arianna che cerchi, Piero, perché sto filo di Arianna non va da nessuna parte e bisogna prenderne molta consapevolezza. E tra l'altro, secondo me, il sistema del collage, questo almeno nel mio modo di usarlo, ti permette in realtà una liberazione da qualsiasi nesso razionale, ideologico, di pensiero. In realtà in quel momento i tuoi elettroni della testa hanno determinate influenze, hai recepito alcuni input, li metti insieme e viene fuori una roba, ma non è che c'è una ratio, diciamo, cioè, poi la ratio la possiamo costruire, può essere molto interessante costruire una ratio su una cosa che non aveva ratio, questo lo trovo più interessante. Quel filo d'Arianna, costruirlo su quel simbolo collage, su quel simbolo... Venuto fuori un po' così. Sì. E questo va fatto. Esattamente questo. Non è che io sto cercando un filo d'Arianna. Okay. Esistono tantissimi fili d'Arianna in ogni contesto, in ogni momento della storia passata, presente e futura. Allora, questa contemporaneità dello spazio e del tempo a cui oggi gioco forza, tutti quanti sono diventati, come hai detto giustamente, relativizzati, ma relativizzati educandosi alla concezione del tempo, non dico dello spazio come gli architetti o dello spazio-tempo e architettura, ma proprio del tempo. Cioè questa dimensione di una distonia fra l'immagine che ho sul desktop e quella che ho in diretta adesso, che però sul desktop viene trasferita, rallentata, passata, eccetera. Allora, questa dimensione non è la mia ricerca. Non è che io ho l'asse di Roma a caso. L'asse di Roma esiste perché esiste in tutto il mondo da sempre, ce l'hai anche tu. Io dico spesso, cercando di farmi capire, che non è semplice, noi quattro che ci vediamo in questa, abbiamo le corna, lo sai che c'è le corna, Fefè? No, lo sai che c'è le corna tu, Dario e Daniele? E io pure ho le corna, signori. Ci abbiamo le corna e non vogliamo rendercene conto. Se noi non ci rendiamo conto di avere le corna più affilate o meno affilate per fare scambi più rapidi o meno rapidi,
o per fare passaggi per l'appunto radicali o meno radicali per tante inibizioni, ciò non toglie che quelle corna fanno parte del nostro apparato esistenziale. E con il tempo hanno a che fare queste corna, oltre che con il momento, con il tempo presente, con quello passato e con quello futuro, insieme, tutto insieme. Adesso queste sono dimensioni che l'abilità a governare i tasti dei giovani è superiore notevolmente alla mia, ma però, come vedi, poi alla fine è semplicemente come la scimmietta, vai a trovare il tasto, lo trovi, la paga, insomma, no? Certo. Beh, insomma, è una bella materia, tant'è che adesso esce fuori il social Clubhouse, avete sentito? Sì, allora, no, adesso non si parla d'altro. Perché esce fuori Clubhouse? Chiedo a voi che siete gli esperti, perché voi siete gli esperti. Io ho l'impressione in questo momento tutto ciò, ma anche quello che stiamo facendo noi, a parte che ci possono anche vedere, però tutto ciò che è un po' riconducibile al parlare, il podcast, la radio, eccetera, eccetera, sta vivendo un nuovo momento di grande auge, quindi c'è un sorta... Secondo me è anche dettato forse dal problema del sanitario che abbiamo vissuto, no? Perché l'abbiamo sempre detto, questa cosa nasce un po' per stare insieme attraverso la tecnologia, cosa che è molto limitata in questo periodo che stiamo vivendo. In fondo invece la tecnologia, già almeno sentirsi, forse intravedersi, però ecco, forse sul suono e sulla voce, sull'inflessione, secondo me è vero che crea tutta una sorta di nuova emozione, una nuova capacità di emozionarsi, che è molto molto affascinante. Quindi immagino che la Clubhouse rappresenti questo. Io però non mi sono ancora iscritto, non so voi. No, parlavamo ieri. Cosa ne dicevate? Voi amici di Fefe, che mi dicevano? Fefe sta. Non voi stagionati, ma loro ancora non stagionati, appunto. Ancora non se ne parla troppo tra di noi, perlomeno nella mia cerchia di persone ancora non ho, diciamo, perché poi ci sono delle regole, ci sono delle regole che tu dici quello che ti viene da dire e non puoi correggere e scompare quello che hai detto dopo che hai fatto. Quindi non c'hai da fare gli aggiustaggi come in un bel poster, capito? Cioè devi dichiarare quello che ti viene in mente, come ti viene e poi prendersi anche le responsabilità di quello che dici. Allora, in questo senso, l'abbiamo inventato io e Daniele Clubhouse, perché mi sembra esattamente quello che stiamo facendo. Eravamo nella selfie Face, quella sto a parlare con voi. Ma l'hai detto adesso? Ma perché sto a parlare con voi io? Ma dai, Gesù, è tutto un progetto. Sono consapevole di questa vostra... Voi siete avanti rispetto a quelli che ancora... Sugli investitori. Perché investitori anche... non vorranno più investire. Gli investitori non investono più su Clubhouse, è il disastro. E noi che siamo designer, architetti, eccetera, grafici, quant'altro, che usiamo le immagini, li futtiamo. Certo. Perché a questi che vogliono fare... gli investimenti sfruttando e rubando, come stanno facendo adesso su Facebook le nostre conversazioni, e noi ci metteremo qualche cosa e la generazione di Fefe, che è abilissima a montare in 3 secondi un filo di Arianna da trovare dopo, magari lo si può trovare anche prima, un filo di Arianna. Non so se mi sono spiegato. Senti, io lancerei una sfida a Fefe e a Caterice Fefe, perché secondo me dobbiamo andare avanti per sfide, per tentativi, come dire, esplorativi, per cercare di ricucire questo film. La sfida è sempre quella. Già questa per me. Ma la sfida è smontare i sistemi, è smontare Clubhouse, è smontare Facebook, è smontare il meccanismo di Instagram. Che ci possiamo fare? Ti ricordi quando abbiamo fatto
quando abbiamo fatto il nostro corso, io sono, come dire, reduce da questo progetto che è stato un po' un nel 2013 pazzesco. Progettiamo, mille progettisti si mettono su Facebook in un gruppo e progettano qualcosa. In realtà non hanno progettato assolutamente niente, però poi alla Biennale di Venezia abbiamo detto, dice, beh, effettivamente i social media creano comunità, creano cose, ma insomma in realtà poi è un po' difficile. Però abbiamo smontato un meccanismo che erano le costrizioni. Di questo noi ne parliamo sempre con Mattia. Una volta che il giocarello, il gioco, lo conosciamo, una volta che noi conosciamo il sistema, come lo possiamo piegare, come lo possiamo trasformare? E c'è sempre in aiuto i grandi amici dadaisti, i grandi amici del paradossale, i grandi amici che ci permettono di guardare le cose dicendo, vabbè, quello che pensavo prima non è più vero, adesso inventiamoci una nuova verità, un nuovo gioco. È un grande circo. Ecco, una cosa che mi piacerebbe discutere con tutti, il circo, la pazzia e la fenomenologia. Il gioco da video. Com'è? Chi non conosce... È il gioco di Savinio, per l'appunto, che è il fratello di De Chirico, che lunedì inaugura una nuova a Roma. Bene, Savinio era proprio questo grande gioco delle parti, degli oggetti, delle cose che si mescolano, come sta dicendo Daniele, per poter superare anche con la cultura del fratello, con la metafisica del fratello, quegli argomenti a cui noi siamo ridotti e costretti in qualche misura. Capito? Perché poi diventa una reazione, ovviamente, quella lì di andare a scegliere Instagram rispetto alle troppe parole o alle troppe immagini confuse di troppi quadri di una complessità di Facebook. Mi riferisco a quello che diceva prima Elisabetta Fefè. No? Ma perché siamo troppo coinvolti nella rapidità, abbiamo bisogno di tutto, ma questa rapidità, tutto veloce, tutto semplice, quindi non mi va di sforzarmi di capire un ricordo. Giusto, ma sì, va bene, giustamente, però va anche superata questa rapidità, va cavalcata la rapidità, cioè diventare abili a cavalcare il tempo. Surfare il tempo, io direi. Surfare il tempo. Il flaner del... Noi che siamo a Roma, vi assicuro, anche se voi non ci credete, anche i miei followers non ci credono, Roma è stata fatta per questo. Per questo Roma è affascinante. Vabbè, insomma. Va bene. Questa è una mia vendita. Una mia vendita. Però il discorso della provocazione di Daniele va rivolta alle nuove generazioni, per l'appunto come quel concorso immaginifico che poi non ha portato a niente. Ma i concorsi poi ci sono. Si tratta di rifarli in questo trash specialmente. E io ci sto lavorando, te l'ho già detto Mattia, ci sto provando a lavorare. Il problema vero è come fai, Daniele, a fare tutto questo, ad amplificarlo e a interrompere certi canali. Devi creare comunicazione. Infatti la casa editrice Fefè è invitata a prendere atto di questa chiacchierata di Daniele e di Mattia e anche forse di Piero, non lo so, per poter aprire un modo di operare produttivamente, perché come il Clubhouse giustamente lo stanno già facendo i nostri del Wild Web, dico, basterebbe tradurre anche questa in un'operazione simpatica per poter dare un benefit a quello che viene svolto. Attenzione, anche sul benefit ci stanno molte attenzioni a cui guardare. Comunque stiamo divagando a rovescio. Ragazzi, vi devo dare un messaggio. Abbiamo un sacco di ascoltatori che mi scrivono su WhatsApp in questo caso, che parteciperanno nelle prossime, una nostra ospite che ci segue da ormai dalla prima puntata, Sveva, che sarà ospite da noi in una delle prossime puntate a parlare chissà di che cosa, forse del circo, forse delle sfide, forse della creatività, non lo so. La ringrazio perché il fatto di sentire che ci sono persone che ci ascoltano, le nostre chiacchiere, che poi iniziano da una parte e vanno a finire chissà dove,
Questo è bello, è rassicurante perché significa che in qualche maniera stiamo centrando l'obiettivo che ci siamo dati. E quindi ecco, volevo salutarla e dirle che insomma siamo veramente contenti se lei, come tanti altri, se vogliono contribuire in maniera spontanea, è bello. Quindi diteci un po' la parola che secondo voi dovremmo Passeggiare con trattare la prossima volta. noi. E passeggiare con noi, ecco, partendo un po' dalle parole che abbiamo detto, anche se c'è Elisabetta, che ti viene in mente, visto che sei la, come dire, la casa editrice, c'è qualche parola che ti ha Millennial. incuriosito? Beh, oh, ma Millennial, io vai. ricordo però a tutti che Passaggi è una sua Esatto. invenzione. Il tema Assolutamente. l'ha lanciato lei la scorso venerdì, commentandoci, seguendoci, e noi abbiamo accolto, è invitata subito. Quindi, anzi, diciamolo anche a chi guarda di interagire. Mi è piaciuta l'isgregazione. Se dobbiamo rompere, no? Quelli che sono un po' i canoni, allora disgreghiamoli, ricostruiamoli. Quindi mi è Come? ovviamente piaciuto. Come? Come? La domanda è come? Io Ecco. questo domani devi tu, io, Mattia, ma anche Piero, che è il super giovane della trasmissione, e io in questo ci credo perché non voglio cadere in questa dialettica del giovanilismo, no, perché siamo veramente lì a rompere le palle e quindi a smontare, rimontare, disgregare e reinventare. Secondo me questo è lo spirito veramente che io preoccuperei Elisabetta di fare veramente come pratica quotidiana tutti i giorni. Quindi la prossima volta, non so, mi piacerebbe avere più persone possibili in questa cacchio di chat, che tutte insieme 3.000 persone collegate, si può Una fare. wild chat. Un wild shot, esatto, esattamente. Riusciamo Ascolta, a fare che uno dice una cosa, smontiamo questi sistemi. voi che avete inventato il Clubhouse Radio Wild, no? Perché l'avete inventato, questi lo vendono, ma voi l'avete inventato. Allora dico, chiamatelo come l'avete chiamato, venerdì pesce. Esatto. Va bene. Io credo Ok, che sia stata una bella. disgregazione. Andiamo per disgregare? Non lo Va so, bene, va bene. io mi tengo sì, di un pensiero ancora, non Bene. lo, nel senso che disgregare è molto bello, ma va un po' nella direzione che abbiamo, delle cose che abbiamo già affrontato, no? In qualche modo, del diseducare. Ok. Però ragioniamoci. No, mi piacerebbe arrivassero appunto altri input anche esterni a Ma non noi è disgregare, non è che ci disgregare. superano. Le parole di Elisabetta io non intendo, credo, non ritengo che lei pensasse alla disgregazione, ma a un tentativo di ricomporre separando, aprendo, ricucendo, eccetera. È un po' quello che sta facendo oggi tutta la scienza. È il tema di dover ricostituire le sequenze di un genoma addirittura. Il vaccino l'hanno fatto in un anno perché hanno catturato il genoma del DNA in RNA come sequenza e l'hanno rimessa insieme velocemente. Allora, questo tentativo di, come l'ha definito, disgregare, perché è la metamorfosi verso cui stiamo andando tutti quanti, quello che si chiama trash, e che poi ancora non è finito, perché poi ci sono i filtri nel trash, no? E bisognerà andare avanti, ma se non impariamo a costruire un linguaggio più solido per interpretare questi scambi velocissimi, i passaggi, perché oggi il tema sono i passaggi, no? Stiamo parlando dei passaggi neuronali, stiamo parlando delle interpretazioni che vanno fatte sui territori, per rivedersi le persone, per fare dei giochi, per fare il teatro. E io dicevo di Savinio, come suggerendo questa prossima puntata, questo tema, del gioco. Il grande gioco dei gladiatori si chiamava Ludus Magnus, grande gioco, è una battaglia.
è una battaglia quotidiana da sempre, non da oggi. Non perché oggi abbiamo Instagram o internet. Internet esiste dai tempi dei tempi. Si gestiva in altri modi, con altri strumenti. Bene. Allora, ragazzi, capito, se si gestiscono altri strumenti, forse questi altri vecchi strumenti vanno rispolverati anche, no? Non perché vengono uguali, ma perché vanno adattati alle esigenze di questa disgregazione di cui c'è un estremo bisogno, che si sta operando. Noi quattro stiamo operando delle disgregazioni di comportamento, di confronto. Fine. Ecco Sveva, io sono a favore del tema lanciato dall'ospite e quindi per me continuità e discontinuità mi sembra molto bello. Lei giustamente cita Rogers e quindi ben venga, diciamo. Senti, ma lei viene a chiacchierare con noi la prossima volta? Sveva? Venerdì prossimo Sveva ci viene. Eva, ci vieni a te lo chiediamo con noi perché ci ha appena commentato per questo dico ci ha appena commentato, quindi so che ci ascolta. Io direi che la ingaggiamo per venerdì prossimo. Ovviamente possiamo stare tutti e quattro, cinque, sei, tutti quelli che riusciamo a stare, va bene, tutti insieme. Ma c'è un numero massimo qui su Facebook di persone che possono partecipare alla speriamo il massimo. Superiamolo questo. Scopriamolo, 10.000, 12.000, è quello che dobbiamo fare. È la sfida di Instagram, capisci? Ma Instagram sai, sono due. Allora, Sveva prenotata la prossima volta, grazie Sveva, sei stata gentile, guarda, la tua, come dire, l'atto volontario di partecipare senza che nessuno te lo chiedesse mi sembra veramente molto meritevole, grazie tante. Senti, nessuno ha insistito, e questo è bellissimo. Quindi direi la prossima volta dobbiamo essere tantissimi su questi schermi. Bisogna vedere quanti siamo in 4, 5, 6, numero pari, numero dispari, vedere se poi viene uno screenshot più bello di quelli che abbiamo fatto fino adesso. Giochiamo, forza! Anche perché dobbiamo condire il nostro gruppo, tra l'altro possiamo segnalare che dopo la scorsa puntata abbiamo creato un gruppo, diciamo, chiamiamolo un gruppo di redazione che ha sempre il nome di Wild Radio On Air, che è una sorta di appunto piccolo gruppo di redazione che in qualche modo si stimola e prepara la puntata del prossimo Venerdì Pesce. Quindi chiaramente il gruppo è aperto, ma non è volontariamente, non vuole chiedere a tutti partecipate con serenità, fatelo se vi va. Se ci volete va bene, se non ve va, fate i fatti vostri. Noi non siamo insistenti, quindi noi vogliamo interagire con serenità e piacere. Se non c'è piacere, basta, ce ne andiamo, stacchiamo, prendiamo tutto e va. Io è, come direbbe continueremo tra di noi. Esatto, continueremo tra di noi. Ma è come quando vai al bar e guardi il libro, insomma, dai. Io voglio prendere il caffè con tante persone. Voglio prendere il caffè con tante persone nuove. Mettere su però il bar nel momento, no? Dici un cappuccino, un cornetto. In realtà su questo mi trovo d'accordo con Daniele, che io mi vedo qui e lo sto indicando. Sì, in realtà quello ok, d'accordo. È Piero da me. La serenità, quanto è divertente questa cosa. Cioè io vedo Mattia qua, Daniele... Io Daniele ce l'ho là. Daniele, guarda, faccio il solletico. Piero più stuccio c'è Elisabetta. No, comunque dicevo, per me, in realtà, schermi, parlando di comunicazione, no? di allargare la cerchia, d'accordo, ok, non essere invasivi, ok, la serenità con cui ci vogliamo muovere, ma dal momento che il nostro intento è tanto forte, secondo me è essenziale divulgare il verbo, cioè in qualche modo farsi sentire, capito? Per forza, cioè altrimenti non andiamo da nessuna parte, rimaniamo noi quattro con Sveva, certo, che la prossima volta sarà con noi. Dobbiamo per forza allargare la cerchia. Ma il gruppo è aperto, bisogna costruire. Ma facciamolo, cioè spingiamolo di più. Qual è il tema? Il gioco? Il teatro? Il gioco? Che cos'è? Il teatro? Continuità di
discontinuità mi sembra una interpretazione bellissima, è bellissimo, è molto bello. Anche perché secondo me ci riallacciamo, cioè secondo me deve essere come un gioco surrealista, appunto, no? Che ci lasciamo con la parola prima che ci suggerisce quell'altra, ma in realtà la parola ultima connette un po' tutte le altre, possiamo rivedere il percorso e questo ci possiamo riconnettere al passato, al futuro, quello che ci pare. Allora ragazzi, io direi così, siccome queste puntate funzionano abbastanza bene, dobbiamo dire la prossima volta all'inizio della puntata bene questa cosa che ha detto Mattia, cioè che abbiamo creato un piccolo gruppo spontaneo, assolutamente volontario, che serve semplicemente per rilanciare delle parole che fanno un po' da ping pong, che sono un po' come dire dei traini per stare insieme. Io lo ribadisco perché voglio dire, questo è un modo per stare insieme in maniera decostruttiva no, cioè nel senso che esploriamo e cerchiamo di fare degli esperimenti con questo mezzo, ci coinvolgiamo, diciamo ciascuno un po' che cosa ne pensiamo, però ecco, farlo sapere alle persone e ingaggiare con le persone che ci ascoltano un'interazione o tramite la chat, ma poi invitando le persone a parlare, è un modo di farlo. Io rimango sempre dell'idea che la comunità che si ritrova intorno a questa modalità del venerdì pesce o del caffè preso col cornetto e una chiacchierata così, è una comunità preziosa, è quello che dicevamo la volta scorsa. Io dico sempre questo: qual è l'architettura, qual è lo spazio, che non è necessariamente deve essere fisico, che favorisce proprio queste relazioni nelle micro comunità che si creano anche con i social media? Questo è un tema per me fondamentale, importantissimo, sia come architetto che come uomo di questo mondo, di quest'epoca, insomma. Come si preserva tutto quello, come si alimenta? Quindi continuità e discontinuità di Sveva e poi avere... Daniele, su questo aggiungo che a mio modo di vedere, almeno nella mia voglia di interagire con i social e con questo tipo di comunicazione, eccetera, per me il social, io proprio uno delle cose su cui in qualche modo vado verso quello che dicevamo, no? Cercare di scardinare il meccanismo social, è esattamente non essere generalista ma essere relativo, e se no per me io perdo qualsiasi interesse. Se io attraverso un sistema è come il telefono, ma io se piglio il telefono non è che mi metto a dire io sono Mattia Darò, faccio questo tutto il giorno, il venerdì faccio pesce. No, prendo e chiamo qualcuno, sto parlando, faccio un'interazione con qualcuno. Se non avviene questo, per me è una perdita di tempo anche molto noiosa il social network. Cioè, faccio un'altra cosa, vado a mangiare, eccetera, eccetera. Insomma, per me, quindi questo per esempio è una cosa che mi piace tantissimo, scardinare la fisicità attraverso il social network, no? Trovare delle parti corporali, proprio sensazioni, delle cose che in qualche modo riescono a arrivare attraverso questo filtro pazzesco che è la tecnologia. Bene, una sfida per Fefe, cioè, la voglio fare. Ciao Piero. Ciao Piero. Grazie. La casa editrice, senza quella casa editrice non si va il Clubhouse. Ciao. Allora, sarebbe bello. Mattia l'altro giorno ha detto una cosa molto carina, ma si potrebbe mandare online un contributo multimediale, eccetera. Facciamo questi giochi, cerchiamo di esplorare, perché la chiacchierata va bene, però qualche piccola sfida ce la dobbiamo, piccolo obiettivo ce la dobbiamo dare. Ma se riesce ad avere, per esempio, lo dico a Elisabetta o magari a Mattia, io poi cerco di trovare qualcuno che non vuole partecipare alla diretta, non è interessato, eccetera, ma ci manda un contributo video, un saluto, un pensiero, un ragionamento. Io sono sicuro che questo... O partecipa al gruppo, cioè fare in maniera tale che ci sia una circolazione. Non sappiamo dove stiamo andando, ma stiamo andando. Questo, secondo me, è una cosa molto carina. E lo dico con lo spirito però, Elisabetta, del collega, guarda, rammentiamoci sempre questo, siamo colleghi, mi piace raccontarcelo questo, siamo colleghi, quindi ciascuno di noi cerca di fare un po' quello che è nelle sue corde. Io con Mattia ci ho discusso nel senso positivamente, ciascuno di noi, io e Mattia siamo diversi e ciascuno di noi ha le proprie identità, tu hai la tua, sfidiamoci un po', secondo me questo è importante, troviamo una maniera di avere delle persone, di avere qualcuno che ci introduce una pillola di novità ogni volta,
ci stufiamo, io mi stufo abbastanza presto, tre puntate tutte uguali non mi piacciono, vorrei che la quarta fosse ancora diversa, e poi ancora per temi, per ospiti, per cose. E l'invenzione quotidiana, istantanea, ogni volta una nuova, secondo me è una maniera per salvarci e fare questa cosa che dicevamo, cioè per rimanere in contatto con il mondo reale e essere tu quello che lo promuovi in qualche maniera. E non c'è più la distinzione tra vecchio e nuovo, generazione prima e generazione dopo. È il contatto, è quella scintilla che si crea, è quella che ogni volta ok? Non stai mai fermo, non stai mai così. Sei sempre così. Vero, vero, vero. Allora, assolutamente sono d'accordo. Grazie, saluti e grazie. Grazie, vai da Millennial Fefe.